Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Come potete vedere ho montato le ruote super bite perché oggi andiamo a trinciare sia in piano che in pendenza questo terreno con un'erba che è cresciuta tantissimo perché me la sono, diciamo, dimenticata ed è alta quasi 1,80 m, 1,90 m, è più alta di me. E ci sono queste erbe con questo fusto, diciamo, molto acquoso che se lo tagliate con decespugliatore praticamente vi fate la doccia. Con la trincia invece è meno un problema perché diciamo che ne frulla abbastanza facilmente e quindi si può procedere abbastanza velocemente con il lavoro. In questa prima parte del video pulirò questa parte di strada pianeggiante e poi invece nella seconda parte del video vado a pulire una parte in pendenza. Potete vedere tutte le manovre, come girare, l'utilizzo del blocco del differenziale in pendenza, che è molto importante. Mi avete fatto delle domande nei commenti perché il BCS prende deriva. Allora, trincia qui, che è la trincia roller blade, praticamente limita già la deriva in pendenza. Se poi aggiungete distanziali e ruote super bite per allargare il passo e la carreggiata del BCS, praticamente riuscite a limitare ancora di più la deriva durante il taglio in pendenza. E quindi una volta che si blocca il differenziale basterà tenere premuta la leva rossa che fa procedere il BCS, diciamo la leva di sicurezza, e non dovete quasi neanche guidare la macchina, procede in autonomia e in alcuni punti potete anche vederlo. È una parte che, diciamo, limita parecchio la fatica, perché comunque il fatto che la macchina non debba essere corretta è molto importante. Se avete dei dubbi potete scrivere nei commenti e vi rispondo e vi lascio alla visione del video. Ciao a tutti!